Continuano le indagini dei carabinieri per catturare i quattro banditi che lunedì sera sono entrati nella casa di due anziani alla periferia di Pagani. I militari hanno ritrovato i due fucili che i malviventi, insieme a oggetti preziosi, hanno portato via. Ma è la violenza perpetrata che fa paura e che è ancora negli occhi dei due protagonisti della vicenda. Il problema della legittima difesa, anche per altri fatti di cronaca, su tutti, quello nel Milanese dove un pensionato ha ucciso un uomo che di notte era entrato in casa, è diventata estremamente attuale e la gente si divide. Bisogna sempre giudicare le cose come vanno. Per me la proprietà è sacra. Chiunque va oltrepassa il limite, secondo me chi gli spara fa bene. Oggi in Italia va anche in primo posto la difesa dei cani. In secondo posto la difesa di tutti questi extracomunitari. Terzo posto i ladri, poi all'ultimo posto le persone per bene. Cioè è giusta la legittima difesa, va riveduta, va corretta, ma non è giusto poi fare una starla a chi spara, se no facciamo far west. Lei è d'accordo con chi dice che se liberalizziamo in qualche modo anche l'uso delle armi diventiamo un far west? Allora, liberalizzare l'uso delle armi bisognerebbe farlo in un paese che civilmente comprende che l'arma deve essere usata solo come arma di difesa e basta. Ma arrivato a questo punto diventerà veramente un far west. Bisogna saper regolarizzare e soprattutto rivedere la materia in relazione alla legittima difesa. Questa è una cosa necessaria. Studiare una legge ad hoc per tutti quei casi in cui chi commette un reato bisogna vedere perché lo commette, le circostanze, le attenuanti generiche. Certo, la magistratura non ragiona col cuore, ragiona con i fatti che la polizia giudiziaria accerta quando si effettua il fatto criminoso, però bisogna vedere bene perché oggi è diventato di moda. Se invece di sopperire quel povero ragazzo di 22-23 anni, quando era, non so, moriva la persona anziana che ha sparato, si faceva una fiaccolata, si faceva questo, si faceva quello e finiva là. Poi si grida allo scandalo perché l'opinione pubblica magari non è ancora preparata a certe cose, ma quello ha ucciso un ragazzo di 22 anni, ma quello è entrato in casa, è venuto da me, nella mia proprietà, nel mio sacrificio, mi ha puntato la pistola per prendersi quello che io ho cercato di fare in tanti anni di sacrificio e non mi sembra giusto. Per cui la materia va rivista. E poi un'altra cosa, secondo me il governo sbaglia perché tutte quelle persone extracomunitari che vengono in Italia e commettono dei reati devono essere rispediti nei loro paesi a scontare le pene per l'errore che hanno fatto. Non è detto che le dobbiamo mantenere noi questa gente. Io penso che appena mi sento a rischio io o la mia famiglia non esiterei a sparare, anche se sinceramente io non so proprio sparare perché non ho mai usato un'arma. Penso che a quel punto è più la paura che mi farà sparare, ma non il fatto della legittima difesa che io sia uno che usa le armi e roba varia. Dovrebbe essere legittimata la proprietà, perché se uno mi entra in casa e non è stato invitato, io penso che, certo, uccidere una persona è sempre una cosa gravissima, perché non c'è nessuna cosa al mondo che può valere la vita di una persona, però io sono sempre del parere che prevale la paura. Dipende molto dalla cultura delle persone. Legittima difesa è fino a un certo punto, saper reagire fino a un certo punto. Però forse anche la società e tutti i limiti che ci stanno e tutta l'oppressione che ci sta rende molto più difficile reagire in modo adeguato alle cose e quindi la gente reagisce a caldo, reagisce esageratamente magari a volte. La legittima difesa io penso sia fondamentale in alcuni casi, forse perché magari non ci sentiamo nemmeno tanto protetti da autorità o cose del genere, perché spesso si subiscono ingiustizie, quindi magari rivalutare caso per caso affinché si possa definire una legittima difesa giusta potrebbe, diciamo, essere una sorta di soluzione per la cosa.